Torino Respighi nasce a Bologna il 9 giugno del 1879 da una famiglia di musicisti. Il padre Giuseppe era stato in gioventù un concertista di pianoforte e si era dedicato poi all'insegnamento. A Bologna la casa di Respighi è un'oasi di musica strumentale. Figlio e anche nipote di musicisti, appena finite le scuole elementari fu mandato a studiare al liceo musicale e a 12 anni entrò nella classe di violino e viola. Dopo poco cominciò a frequentare i corsi di armonia e contrappunto, passando poi ai veri e propri studi di composizione. Diplomatosi in violino nel 1899, fu subito scritturato nell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, ma vi rimase poco, perché alla fine del Novecento si recò a Pietroburgo come prima viola nell'orchestra del Teatro Imperiale. Fu qui che Respighi, poco più che ventenne, restò affascinato da Nikolaj Rimsky-Korsakov e la sua ammirazione fu ricambiata dall'illustre compositore con grande affettuosità. Questo contatto con il grande maestro del colore orchestrale esaltò in lui le sue più profonde attitudini, facendone affiorare le doti di virtuoso, capace di confrontarsi con le espressioni strumentali più raffinate e complesse. Respighi a Bologna si era diplomato in composizione nel 1901. 10 anni dopo divenne direttore dello stesso liceo musicale. Passò poi a Roma, a Santa Cecilia, prima come insegnante, poi come direttore del conservatorio. La passione per il comporre ha la meglio su tutti gli altri suoi interessi musicali. È del 1916 la prima esecuzione del poema sinfonico Le Fontane di Roma, che successivamente riproposta in ogni parte del mondo da un direttore come Arturo Toscanini, fece di lui un protagonista da collocare a fianco dei musicisti europei più originali e raffinati del primo Novecento. Nel 1919 il nome di Respighi figura tra gli autori messi in scena a Londra da Sergei Diaghilev. La Boutique Fantasque è il titolo del prezioso balletto.
Nello stesso anno sposa Elsa Olivieri San Giacomo, un'allieva che divenne la più fedele e devota collaboratrice. I ricordi ce ne avrei tanti, anche inediti, più o meno. Quello che vi posso dire è che prima di diventare la sua compagna e chiamarmi Elsa Respighi, io avevo studiato con lui nella sua classe di Santa Cecilia per 3 anni, ho studiato con fuga e composizione. E poi l'ultimo anno, così improvvisamente, senza che ci avessimo mai pensato prima, abbiamo deciso di sposarci. E veramente è stata un'unione molto particolare e meravigliosa, perché in me c'era una preparazione musicale un po' fuori del comune, perché prima avevo studiato per diventare pianista. Al momento di cominciare i primi concerti mi è venuto un crampo al braccio, quello che si chiama il crampo dei suonatori, non ho mai più potuto suonare. Allora ho studiato canto e poi ho studiato canto gregoriano, anzi mi sono licenziata in canto gregoriano e poi sono entrata a Santa Cecilia, ho fatto il concorso e sono entrata a Santa Cecilia. E naturalmente questo ha portato un legame, oltre che di marito e moglie, ma anche di quasi collaboratori. Io ero il ragazzino di bottega che portavo le cose che gli servivano. E ho finito perché quando lui è morto e ho dovuto finire la sua opera Lucrezia, mancavano alcune pagine di partitura e io le ho finite e mi sono trovata ad avere una conoscenza e una forza che prima non credevo di avere. E così ho seguitato a occuparmi di musica di lui. Questo centenario è veramente per me quasi una sorpresa, perché benché sapessi che Respighi era eseguito in tutto il mondo, non credevo mai che ci fosse questo interesse così vivo. E quello che mi ha molto meravigliato è l'interesse dei giovanissimi, dei ragazzi che si mettono insieme, vogliono fare delle piccole cose, dei piccoli concerti magari. E veramente non credevo che ci fosse. Sembra quasi una cosa che voglia salvare il salvabile che c'è, perché nella musica di oggi le cose sono cambiate moltissimo. Dagli anni 20 fino al 1936, anno della sua morte, avvenuta nella sua villa romana ai Pini, non c'è istituzione musicale importante che non consideri un onore particolare presentare un'opera dell'illustre maestro. Negli anni della maturità nasce il grande poema sinfonico I Pini di Roma e il ciclo che si era iniziato con le fontane di Roma si conclude con le feste romane. Negli stessi anni viene rappresentata l'opera La campana sommersa, poi Maria egiziaca ed infine nel 1934 l'ultima opera, La fiamma. Tutto questo mondo musicale del teatro di Respighi attende ancora di essere riscoperto. Forse anche perché fu messo in ombra dal successo che in quegli stessi anni ebbero alcune sue felici composizioni strumentali. Si pensi alle antiche arie e danze per liuto, alla suite Gli uccelli, alle impressioni brasiliane, senza contare la fortuna di alcune sue liriche da camera, capaci di suscitare l'ammirazione di musicisti e pubblico per l'originale freschezza del linguaggio compositivo. Figura complessa e originale, quella di Ottorino Respighi, capace di dare alla civiltà del Novecento alcuni veri e propri capolavori. Il tutto fatto con voce pacata e onesta, con eccezionale bravura e delicata sensibilità.